sabato, nell'ultimo incontro, anche la presenza del sottosegretario Mantovano e tutti i sindaci, dove anche lì ci siamo confrontati un po' su tutte le problematiche che un po' tutti i comuni hanno rispetto a questo argomento così delicato della sicurezza, visto un po' a 360 gradi. Da qui sono venute fuori tantissime problematiche che abbiamo discusso anche con i vari comandanti provinciali, però diciamo su un argomento piuttosto delicato, che era quello della videosorveglianza, vedeva l'insistenza comunque del prefetto e poi confortato anche dalle considerazioni del sottosegretario, ma un po' da tutti, da tutte le istituzioni presenti, appunto sulla opportunità e sulla possibilità di, anche in funzione di alcuni finanziamenti PON che ancora sono aperti, di dotarsi di impianti di videosorveglianza. E pertanto il primo, diciamo, passaggio era quello di portare in Consiglio Comunale un regolamento che potesse appunto regolare eventualmente la realizzazione di questi impianti, tenuto conto che da qui si può avere la possibilità appunto di videosorvegliare per esempio zone sensibili, quali possono essere magari le scuole o l'isola ecologica per il continuo abbandono di rifiuti fuori dall'isola e tra l'altro rifiuti di ogni genere, comunque zone sensibili. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno intanto di portare in consiglio un regolamento, tenendo conto che stiamo comunque già lavorando in sinergia soprattutto con il prefetto, che in questa fase diciamo ci ha coadiuvati, e pertanto è venuto fuori il regolamento e nel frattempo stiamo anche già lavorando ad una sorta di progetto, sperando che insomma riusciamo ad intercettare questi, a prendere questi finanziamenti che sono a disposizione per la realizzazione poi di questi impianti di videosorveglianza. E quindi da qui il regolamento. Dove intende mettere queste videocamere? Ma intanto da quelle che sono state le indicazioni e anche da un confronto che ci sta dando, innanzitutto dove chiaramente insistono luoghi che sono per esempio le scuole dove vanno i nostri bambini o parchi o le zone tipo l'isola ecologica dove durante le ore di chiusura magari è un sito incontrollato e quindi voglio dire lo vediamo quasi tutte le mattine all'apertura del sito, fuori si trova di tutto, i panni, legno, e comunque anche in passato abbiamo anche trovato insomma diverse cose che poi hanno portato anche un costo aggiuntivo e poter in zone sensibili. Costa di smaltire, ho messo fuori in casa del tempo. Io su questo punto avrei di ricattare dal punto di vista tecnico, nel senso che per come l'ho detto il regolamento potrebbe essere migliorato, sicuramente nella parte che non definisce chi e come indica le zone nelle quali devono essere installate le telecamere di videosorveglianza, perché riguardando la privacy dei cittadini ritengo che forse questo compito spetti più al Consiglio Comunale che non a un organo invece più esecutivo come quello della Giunta Comunale, ma questo non è nemmeno definito nel regolamento. Oppure potrei dire che non è chiaro come il titolare della privacy, che in questo caso
sarebbe il sindaco, possa delegare la gestione dei dati a enti come la Polizia di Stato, i Carabinieri, visto che l'impianto verrebbe messo in condivisione sia con il commissariato di polizia, che è scritto nel regolamento, che con la stazione dei Carabinieri, poi potrebbe delegare a un ente che non è l'ente comunale la gestione dei dati della privacy. Ma non è questo il tema, cioè il mio obiettivo non è quello di migliorare questo regolamento, perché non voterò contro, perché ritengo che l'amministrazione comunale stia giungendo a questa conclusione, ad una conclusione senza come dire, partire dalle dati certi. Cioè noi installeremo, secondo l'amministrazione comunale, delle telecamere di videosorveglianza, non si sa bene dove, non si sa bene come, sulla base di cosa? Sulla base di sensazioni, sulla base di sentito dire o sulla base di fatti? Sarebbe opportuno fare una discussione preventivamente su quali sono i reati che sono denunciati e che sono registrati nel territorio di Montemeso. Quali sono? Di che natura sono? Quanti sono? Per poter giustificare un intervento del genere, perché questo è un intervento che ha due aspetti: uno, quello di limitare la libertà dei cittadini, perché sostanzialmente è un intervento che è invasivo della privacy; secondo, ha un aspetto economico che non va sottovalutato. Noi siamo un ente che ha delle notevoli difficoltà economiche, lo discuteremo poi col conto consuntivo, e invece di spendere, di decidere di spendere le somme del comune in settori che forse sono più sensibili, più importanti, magari in settori sociali che potrebbero prevenire casi di deviazione dalla legalità, noi che cosa facciamo? Andiamo a investire invece su la videosorveglianza. Non è assolutamente questo l'approccio che noi possiamo condividere. Quindi voglio dire, avremmo potuto sollevare notevoli obiezioni rispetto al regolamento così come è stato steso, avremmo potuto fare proporre molte variazioni. In sostanza però riteniamo che questo non sia un intervento che, come dire, tra i principali, tra i prioritari oggi delle difficoltà che ha questa cittadina, e soprattutto che sia un intervento che, come dire, è più armato da populismo che non da fatti essenziali. Cioè dire abbiamo messo la videosorveglianza per rendere i cittadini più sicuri significa fare come hanno fatto molti telegiornali negli anni passati, dove sparavano in prima pagina l'extracomunitario di turno che derubava la villa per dire che siamo tutti indifesi. A Montemesola non abbiamo evidenza di una situazione così grave dal punto di vista della criminalità. Se così fosse, vediamo i dati, discutiamo dei dati e poi vediamo quali sono le misure da prendere. Perché ad esempio, secondo noi, l'installazione di videocamere, di videosorveglianza, non può assolutamente prevenire alcuni dei reati che magari potrebbero essere più interessanti. Il sindaco parlava delle scuole, no? Perché possiamo pensare che davanti alle scuole ci possa essere cosa? Ci possa essere ad esempio spaccio di tossicodipendenza, di sostanze tossiche, sostanze stupefacenti. Bene, se mettiamo delle videosorveglianze, della videosorveglianza così come indicato nel regolamento, mettendo i segnali e evidenziando bene i cittadini che lì ci sono delle videocamere, quello spazio verrà altrove. Quindi non è questa la soluzione ai problemi. Ecco perché va discusso prima di qual è la base reale dalla quale partire, quali sono i reati che sono commessi a Montemesola, quanti sono, e poi valutare quali sono gli interventi che dovremmo realizzare. Scusa, voglio dire, no? Poi si faccia dall'altra parte, vabbè, ma in quelle ore che ci sono i bambini, questo è un intervento. Ma succede adesso? La prevenzione è di cosa stiamo parlando? Ditemi di cosa stiamo parlando, la prevenzione è da cosa? Ha terminato? Sì, prego.